Lo scenario incantevole di Roma ha fatto da sfondo all'ultima tappa della 107esima edizione del Giro d'Italia. La 21esima frazione, un arrivo a ranghi compatti sull'acciottolato romano, è stato vinto da Tim Merlier al suo terzo successo parziale. Il belga eguaglia così, per quanto riguarda i successi parziali in questa edizione, Jonathan Milan. Un Jonathan Milan vittima di un incidente meccanico negli ultimi 8 km è riuscito a rientrare in gruppo quando ne mancavano 4 al traguardo, ha cercato di sprintare e conquistare il suo quarto successo, non ci è riuscito, ha colto un secondo posto alle spalle di Merlier. Per il friulano la consolazione, non magra consolazione, di conquistare per il secondo anno consecutivo la maglia Ciclamino, leader della classifica a punti. Per quanto riguarda la classifica generale, un altro sloveno, il secondo consecutivo dopo Primoz Roglic, sale sul gradino più alto del podio. A primeggiare, a dominare, a festeggiare a Roma, nella città eterna, è Tadej Pogačar, dominatore di questo Giro d'Italia, grande favorito alla partenza, ha rispettato i pronostici, arrivando con un vantaggio incolmabile per tutti quanti in classifica generale, quasi 10 minuti, sul secondo classificato Daniel Martinez. Un altro colombiano sale sul gradino del podio finale del Giro d'Italia dopo il successo di Egan Bernal qualche anno addietro. Terzo gradino del podio, terza piazza per Geraint Thomas. Il gallese risale sul podio finale del Giro d'Italia dopo il secondo posto dello scorso anno. Quarta piazza per Ben O'Connor e quinto per Antonio Tiberi, primo degli italiani e primo nella classifica riservata ai giovani. Un ottimo incentivo per Ben fare nelle prossime stagioni. Ovviamente gli italiani si sono ben comportati in questo Giro d'Italia con 5 successi parziali, i 3 di Jonathan Milan, la vittoria a cronometro di Filippo Ganna e quella di Andrea Vendrame, ma tante altre sono state le prospettive importanti per il futuro del ciclismo siciliano, come Giulio Pellizzari, vincitore della Cima Coppi di questo Giro d'Italia, inizialmente il passo dello Stelvio e poi col passo Sella, visto che lo Stelvio non si è potuto fare per problemi di neve. Va in archivio dunque l'edizione del Giro d'Italia 2024, grande successo di pubblico, grande successo di ciclisti, grande agonismo e sicuramente già gli amici di RCS Sport stanno lavorando per l'edizione del 2025. Evviva il ciclismo, seguite sempre il ciclismo, non solo Giro d'Italia in Italia, ma tante altre classiche importanti che nel corso del calendario italiano continueremo a seguire con sempre maggiore importanza. Viva il ciclismo sempre! Ciao a tutti e alle prossime argomentazioni per quanto riguarda lo sport dei pedali.